come giudica lei la vicenda di Fausto Brizzi? Ha detto una cosa giusta ieri, mi pare Santa Maria, ha detto ma le denunce si devono fare, i processi si fanno in tribunale e i provini si devono fare negli uffici. Io quando faccio i provini ho sempre accanto a me un aiuto regista, non li faccio a casa. Io a casa posso invitare un'attrice dopo che l'ho conosciuta un bel po', quando Margherita Bui, prima di fare il maledetto giorno del contatto, prima ci siamo frequentati, un po' a casa sua, un po' la cosa, insieme con la sceneggiatrice la Marciano. Poi dopo siamo venuti, come è normale, siamo diventati amici, quindi ci siamo. Però un regista serio, e questo serve anche per le attrici, un regista serio in ufficio, con il casting, con i suoi aiuti, con i suoi assistenti, deve incontrare i suoi attori, anche per avere poi un parere dall'assistente o dal casting sul candidato che si è presentato. Adesso si sta buttando un po' in caciara, poi bisogna farle un pochino meglio queste cose, non si può denunciare dopo 30 anni, dopo 35 anni, c'è qualcosa che non va qua, perché poi alla fine, alzando questo polverone, il mondo del cinema sembra un mondo di sospettati. Nel mondo del cinema c'è anche tanta brava gente, di questo non ne parla nessuno, qua stiamo parlando di una parte, secondo me è anche una piccola parte, ma non è così. Poi un conto è provarci, un conto veramente è violentare, insomma, il provarci fa parte dell'uomo da quando è nato, la violenza è ben altra cosa, ecco. Soprattutto quando c'è una violenza, mi riferisco al plagio, puoi plagiare una persona anche con lo sguardo, una persona fragile, debole. In questo le agenzie devono essere più attente, devono custodire i loro attori, li devono proteggere, gli devono dare i consigli giusti, non li devono mandare a casa in quello studio che non si sa dov'è, si manda in un ufficio di produzione e le agenzie serie fanno così, io almeno la vedo così.